Ciao da HDblog.it, questo è un Rico Magic MK36 mini PC con processore Intel Bay Trail e doppio sistema operativo. Windows 8 da una parte e Android 4.4 KitKat dall'altra. Ora state già pensando, lo so che i mini PC, tanto come questi, sono tutti uguali, ma vi sbagliate, ognuno ha le sue caratteristiche, soprattutto a livello software. E proprio per questo motivo ho diviso la recensione a metà. Cliccate qua in alto se volete saltare direttamente alla parte Android. Cliccate qua in basso se invece volete passare subito alle conclusioni. Oppure non toccate nulla, anzi, mettete un mi piace qua sotto già che ci siete e iniziamo con il disassemblaggio dei componenti, vediamo cosa c'è all'interno e poi accendiamo Windows. Ok, MK36 costa circa 100 euro, si compra nei negozi online, vi arriva con una licenza di Windows 8.1 originale, integrata, niente demo, niente versioni di valutazione. Vi ricordate che alcuni giorni fa ho recensito il Pippo X8, quello strano dispositivo con schermo sopra e porte? Ecco, questo è identico, assolutamente identico dal punto di vista hardware. Quindi abbiamo un Atom Z3736F, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria eMMC e un set di porte che comprende Ethernet 1100, ovviamente perché il processore non supporta la Gigabit Ethernet, 4 USB, 2 dietro e 2 sul lato, il lettore micro SD e l'uscita video HDMI. Si alimenta con il suo alimentatorino che vi viene fornito nella confezione. È identica a Pippo X8 anche la disposizione dei componenti, proprio le due schede. È una sorta di approccio modulare dove abbiamo la scheda principale con tutti i componenti madri che sono da una parte e poi la scheda secondaria con le porte, soprattutto queste qua che stanno sul lato, che viene collegata attraverso dei cavi particolari. Sono delle schede che si usano in questi mini PC, sono delle board di sviluppo, secondo me nulla di troppo rifinito, però quel che cambia da un modello all'altro è un po' l'assemblaggio, la cura, lo vedete anche dalla quantità di colla, per esempio, che c'è a tenere fermo un connettore o dalla qualità della saldatura dell'antenna Wi-Fi, giusto per farvi un esempio. E qua in MK36 è tutto molto pulito, è tutto molto ordinato e soprattutto c'è più spazio per la dissipazione del calore con una serie di pad e adesivi termici che collegano le memorie e la CPU a questa placca metallica che sta qua sul retro. È un approccio che risolve il problema delle temperature. Accendiamo Windows e lo vediamo subito. Windows risiede in una partizione da 16 giga, di cui 12 sono liberi. Una volta che avete installato gli aggiornamenti, i vostri programmi base già si scende, dovete stare abbastanza attenti. La navigazione web, l'utilizzo del sistema operativo, anche grazie ad una MMC abbastanza veloce, dai, diciamo che abbiamo visto molto di peggio anche su dispositivi di fascia molto più alta come il Surface 3 che ha una MMC molto più lenta di questa. Tutto il sistema è reattivo, tutto il sistema è scattante. Riuscite a gestire la produttività domestica e forse anche d'ufficio se proprio state con qualcosa di leggero in maniera soddisfacente, secondo me. Chiaro, non vi aspettate di aprire Chrome e iniziare a lanciare 10 tab perché non sono queste le macchine che fanno per voi. Però in tutto il resto la Ethernet va bene, ho fatto i test con i perf e ha buoni risultati da una parte e dall'altra, quindi l'invio e ricezione. La Wi-Fi ha un buon segnale anche grazie a questo telaio che è completamente in plastica e quindi non ci sono interferenze. E nel complesso l'esperienza Windows è buona e sono riuscito poi anche con SkyGo, che poi è il contesto secondo me ideale per questi box, a guardarmi un intero Gran Premio di Formula 1 senza mai avere un problema di connessione, un problema di riscaldamento, un problema di temperature. Le temperature arrivano anche a livelli alti, superano gli 80 gradi, 85 gradi, vicino i 90 gradi quando lanciate dei giochi che non sono proprio nelle corde di queste macchine. Però diciamo che non va mai in throttling, è già una buona notizia, quindi riuscite sempre a gestire la CPU con la frequenza, non dico massima, ma insomma non avete dei blocchi molto molto evidenti. Questo vi permette anche di riprodurre filmati 1080p H264, ovviamente scordatevi l'H265, e quindi anche con Kodi o Media Player on Cinema, con questo genere di media center, di suite qua, lui riesce a fare assolutamente un buon lavoro. I consumi sono i soliti per la linea Bay Trail, tra l'altro lui ha 0,6 watt da spento e non capisco come mai, visto che non c'è il sensore IR per la gestione con telecomando, non so cosa consuma 0,6. Ad ogni modo si consuma massimo 10 watt quando siete sotto carico, 5, 6, 7 nell'utilizzo basilare ed è assolutamente una buona notizia. Nel complesso, il test Windows è molto valido, non si va in throttling, è già una grossa novità per questo genere di macchine, però è chiaro che lo spazio a disposizione è poco, 12 giga liberi sono pochi e poi, come vedremo adesso, visto che Android va, diciamo pure abbastanza male, secondo me vi conviene toglierlo di mezzo e lasciare tutto lo spazio a Windows. Però intanto avviamo Android.
Ok, passare Android è semplice, non solo all'avvio si può scegliere l'uno o l'altro, ma anche all'interno dei vari sistemi operativi c'è il pulsantino dedicato ed è una cosa molto veloce. C'è una 4.4 KitKat con 4 giga e mezza liberi all'incirca, la partizione è da 6 giga, quella dedicata ad Android con il Play Store, chiaramente che funziona bene, e nel complesso anche qui, gestione di Ethernet, gestione di Bluetooth, gestione della Wi-Fi. Soddisfacente, c'è l'HDMI fino a 1080p, potete regolare le solite cose dalle impostazioni di Android, mancano delle regolazioni avanzate per i colori, la temperatura, la gamma, queste cose qua, ma in questi box Intel è difficile vederli. Queste cose un pochetto più di fino sono principalmente visibili nei box ARM con Android un pochetto più ottimizzati. Ad ogni modo, Android va bene, il browser va bene, la navigazione internet, il streaming anche va bene, sono riuscito a vedere delle serie TV. E la Wi-Fi non ha perdite di segnale, lo stesso vale per la Ethernet, anche se ci sono sempre questi problemi del passaggio da una all'altra, non è mai automatico e dovete sempre andarla via software a farlo manualmente. C'è qualche problemino di implementazione firmware, ad esempio manca l'app per bloccare la rotazione, quindi alcune applicazioni vedete che vanno in verticale nella vostra TV e sono abbastanza brutte. Il problema è che il firmware è, non dico immaturo, ma è troppo grezzo, non supporta la lettura del FAT32 degli exFAT, si spegne addirittura con temperature che stanno un po' sotto gli 80 gradi, e questa è la pecca più grande perché io con Kodi sono riuscito a riprodurre filmati anche 4K in DLNA con una buona qualità, ovviamente oltre ai 1080p classici H264, e ho avuto una buona reattività con Kodi, con le app principali, anche con Google Earth. Però questa storia del thermal shutdown che viene fuori a raggiungimento di appena 80 gradi, che sono in realtà pochi, lui potrebbe arrivare tranquillamente a 100, vi fa un po' pensare che, insomma, alla fine abbiamo a che fare con la solita ROM di Android messa dentro, non ottimizzata, e insomma, non è una grandissima cosa, considerando che il SoC non ha dei limiti nella riproduzione H265, non sfrutta gli aggiornamenti firmware come succede negli altri box Android, quindi lo ripeto ancora una volta, se volete un mini PC Android, puntate ancora su ARM. Ok, prima di chiudere vi do un dettaglio sul supporto Linux. Qua c'è un BIOS come al solito molto flessibile, ma non perché ha molte opzioni, perché è un BIOS grezzo, praticamente è stato installato un BIOS di sviluppo senza avere alcuna ottimizzazione da parte del produttore, ma funziona così su questi mini PC. In breve trovate mille mila voci e tra queste ci sono quelle anche per facilitare l'installazione di altri sistemi operativi. Una Ubuntu Live da pennetta USB gira abbastanza bene, non viene riconosciuta la Ethernet, non viene riconosciuto il Wi-Fi, non viene riconosciuto l'audio, ma sono cose che normali per Betrayal, se cercate un po' online trovate dei modi per sbroccarli, per abilitarli, anche perché di fatto i chip sono sempre i soliti Realtek. Ubuntu gira bene anche con il browser, anche con la risoluzione 1080p, ed è una cosa che potete approfondire. Quindi, per tirare le somme, questo MK36, come tutti gli Intel, funziona meglio con Windows che con Android. Peccato perché Android mostra delle potenzialità su questo hardware, però lo sappiamo, senza ottimizzazione firmware, senza cura firmware, non vale nemmeno la pena di prenderlo in considerazione. Insomma, non ha moltissimo senso. Finite veramente per passare più tempo voi a smanettarci che poi a quello che utilizzate. Il mio consiglio è togliere Android, utilizzare soltanto Windows. Lui come macchina è migliore di PBX8, che è identica a questo. Ed è probabilmente la migliore, anzi, senza probabilmente, la migliore tra quelle dual boot che ho provato fino adesso, è quella che vi consiglio. Anche un buon telaio non flette, è completamente in plastica nella parte superiore. È anche un po' bruttino, insomma, a vederlo, però è molto solido e molto stabile, non dà una sensazione di un prodotto troppo plastico. Nella disposizione delle porte è buona, sono ben distanziate, riuscite a collegarci un po' tutto. C'è questo LED rosso che resta sempre collegato, e se ne volete fare un esempio, Torrent Box, vi consiglio di aprirlo, smontarlo e romperlo, insomma, non farlo più andare, perché altrimenti resta sempre questa luce accesa e magari la notte potrebbe darvi fastidio. Ecco, questo volevo dire, però lui riesce comunque a dissipare in maniera decente il calore, con Windows non va in throttling, e tutto sommato, se avete bisogno di una soluzione con due sistemi operativi, anche se poi Android potete, secondo me, lasciarlo perdere, potete prenderla davvero in considerazione. Un box come questo per l'estate fa sempre comodo, non solo per Sky Go, per Sky Online, per Mediaset Premium e per questo genere di applicativi qui, ma anche in ottica Windows 10, che uscirà tra una quindicina di giorni ormai e che potrebbe, non so, comunque dire qualcosa in più su hardware così basilare come questo. Per maggiori informazioni poi su MK36 Benchmark, dati molto più tecnici di quelli che vi ho così riassunto qua in questo video, leggete la recensione completa che è online da pochi minuti su HDblog.it.